Si è giocato oggi al Cannassa un derby davvero importante in chiave salvezza tra il Termoli Calcio 1920 e il Vasto Girardi. A giudicarsi questa importante partita è stata la squadra altomolisana in tenuta bianca con un risultato di 2-0 contro un Termoli che in maglia giallorossa oggi è apparsa una squadra davvero priva di idee, spenta e votata solo all'improvvisazione. 19 minuti per vedere un'azione degna di questo nome e la proponeva il Termoli con Corcione che appunto in area entrava ma tirava debolmente, il portiere anche se proteso in tuffo parava senza difficoltà. E al 21esimo la prima azione del Vasto Girardi che è andata addirittura in gol grazie alla complicità della difesa giallorossa e anche un po' del portiere che si sono fatti beffare su un fallo laterale quando appunto poi Caon superava il suo diretto avversario con un sombrero, si presentava solo davanti al portiere e infilava per l'1-0 pochi passi. Il Termoli cercava di reagire con Maiorino ma con una interessante iniziativa appena in aria tirava di prima intenzione fallendo di poco il bersaglio anche con il portiere battuto. Nulla da fare, quindi poi si passava al 29esimo quando un'altra buona iniziativa di Vitiello, beffato a pochi passi dalla porta con la palla finita in corner deviata da un avversario. E poi sul susseguente calcio d'angolo c'era una semi rovesciata di Sicignano che finiva alto sulla traversa. E adesso passiamo al secondo tempo. Al 25esimo il punto arrivava la beffa del 2-0, davvero meritato anche da parte degli ospiti. C'era un controllo vincente del Vasto Girardi, Fontana si involava in contropiede con una difesa davvero oggi del Termoli disastrosa e infelava il portiere lombardo per il 2-0. Si passava al 38esimo e in nuovo entrato Gabrielli, un classe 2005 del Termoli, a porta quasi vuota, non riusciva a mettere in gol una palla che sembrava solo dovesse finire dietro le spalle del portiere ospite. Al 46esimo, dopo con 5 minuti di recupero, ancora Hernandez che su un'azione sull'esterno provava un bel tiro, ma anche questo finiva fuori. Si concludeva la partita con il Termoli sconfitto per 2-0 in questa importante gara, con il pubblico che protestava nei confronti della squadra e della società di tutti quanti.